Oggi vediamo un altro argomento. Oggi vediamo come ci si allena la paglia e perché allenandoci alla paglia si sconfigge il target panic. Il target panic si può sconfiggere allenandoci alla paglia. Come? Vediamo. Innanzitutto vediamo come organizzare una seduta alla paglia. Intanto per cominciare, alla paglia ci sono due fasi. Una fase in cui si allena la tecnica e soprattutto la paglia non si tira tanto per tirare, non si tira per far ginnastica, si tira con degli obiettivi ben precisi. Nella prima fase si allena la tecnica, e adesso la vedremo, come allenare gli allineamenti, come allenare il polso, come allenare il rilascio, come allenare il muscolo dorsale. Nella seconda fase, diciamo, è più di carattere psicoemotivo, quindi di visualizzazione, di consapevolezza, ed è qua che entra in funzione il target panic, quindi avere più consapevolezza di sé, visualizzare le nostre azioni in modo soprattutto positivo, anzi del tutto positivo, e questo ci porterà ad avere molta più consapevolezza di noi stessi, consapevolezza positiva, e questo farà sì che l'ansia verrà, nel momento più opportuno, verrà sconfitta. Questo è un grande passo verso affinché la performance sia identica sia in allenamento che in gara. Vediamo come ci alleniamo nella prima fase. Allora, intanto io alleno per prima cosa, alleno la mano dell'arco. La mano dell'arco, anche se tetragona, l'alleno guardandomi la mano e lasciando andare alla freccia, e il polso si deve distendere. Dopodiché, e lo faccio più volte finché non mi viene bene, finché non viene perfetto, il polso, guardo la mano dell'arco e il polso si deve distendere. Dopodiché alleno, e questo diciamo sulla mano dell'arco almeno 18 frecce, ci si allena la paglia con almeno 18 frecce, quindi 3 volte da 6 tranquillamente, e alleno la mano dell'arco. Dopodiché alleno la mano della corda, alleno la mano della corda concentrandomi sulla punta del gomito, sui muscoli dorsali, sugli allineamenti, e la mano deve andare indietro e deve rimanere in questa posizione. Diciamo che questo deve essere l'allenamento per la tecnica. Dopodiché io le ultime 18 frecce le tiro percependo tutto insieme, quindi tutto insieme, mano dell'arco, allineamenti, mano dell'arco, allineamenti, muscoli dorsali, rilascio, testa ferma che rimane verso il bersaglio. Questo serve moltissimo per avere consapevolezza sulla nostra tecnica, per affinare la nostra tecnica e portarla poi ovviamente al bersaglio, dove si saranno altri esercizi. Però intanto, specialmente lontani dalle gare, è bene concentrare più del 50% dei propri allenamenti, almeno io faccio così, alla paglia con questo genere di esercizi. Dopodiché passo alla seconda fase, non meno importante, che mi permette di... io divido queste due fasi, perché nella prima fase è una fase più propriocettiva, diciamo che memorizzo molto e faccio anche dei controlli su cosa sente il mio corpo, quindi una cosa molto più fisica, molto più conscia. Invece nella seconda fase lascio un po' tutto quello che è tecnica al subconscio, quindi agli automatismi. Come mi sono preparato prima, quindi lo so eseguire il mio tiro, e lo lascio completamente al subconscio. Sappiamo che il subconscio è la parte superiore, no? L'inconscio, dove ci sono tutte le cose più profonde che possono salire a galla, e normalmente non sono belle cose,
e il subconscio invece è la parte più vicina al conscio, e dove possiamo però inserire degli automatismi e lasciare che tutto avvenga nel modo migliore, anche perché se consciamente possiamo fare una sola cosa alla volta, con il nostro subconscio hai voglia. Quindi cosa faccio nella seconda fase? Nella seconda fase io cerco di visualizzarmi mentre tiro perfettamente, perché nella realtà, la realtà, il subconscio non interessa, la realtà diventa quella che noi vogliamo nel nostro subconscio. Quindi io posso preparare il mio subconscio ad eseguire gli automatismi nel modo migliore, senza proprio nel modo perfetto. Quindi quando io andrò al bersaglio, io vedrò il mio tiro perfetto come viene eseguito, vado in ancoraggio e penso ancora al tiro perfetto, alle volte mi vedo anche in terza persona, no. Abbiamo detto che alle volte mi vedo anche in terza persona, sì. Questo è molto importante, il fatto di vedersi in terza persona. È opportuno farci riprendere quando noi tiriamo, quando noi siamo in forma e tiriamo bene, farci riprendere da qualche amico e poi rivederci il nostro filmato, perché i filmati che vengono effettuati servono molto a noi stessi per avere consapevolezza di quello che siamo in grado di fare e che lo sappiamo fare bene, e questo ci servirà a costruire quell'immagine, quella visualizzazione che anticiperà il gesto, che ci permetterà di ottimizzare nel modo migliore il nostro tiro. Quindi riguardiamoci i nostri filmati, i filmati fatti da noi. Serve molto di più guardare i nostri filmati che non guardare quelli dei campioni. Quindi guardiamo i nostri filmati, interiorizziamo la nostra azione, che poi possiamo rivederla in terza persona quando noi ci alleniamo alla paglia. E questo ci servirà poi anche quando dovremo poi tirare in modo agonistico, in modo in gara, per fare i punti e centrare il bersaglio. Ci servirà moltissimo. Quindi la visualizzazione può avvenire sì per anticipare il gesto e vedere nella nostra mente, anche per una frazione di secondo, il tiro perfetto, avere quella sensazione di tiro perfetto, ma anche vederci in terza persona effettuare questo tiro. Quando noi siamo, io lo faccio normalmente, lo faccio prima di partire in questa posizione, mi immagino il mio tiro, me lo immagino molto forte, e le prime volte sarà difficile, ma ci si allena, ci si allena e riesce. Io in questo istante sto pensando al mio tiro, alle sensazioni che ho avuto e a come mi vedo tirare una bella freccia, in cui un filmato che mi sono visto, poi farò la mia azione, tutta in modo subconscio, effettuerò il tiro. E a questo punto è molto importante rimanere per sentire la schiena, tutto ok, perfetto, benissimo. E questo è molto, molto, molto importante, e secondo me questo sconfigge il target panic, perché ci dà grande, grande consapevolezza di quello che noi sappiamo fare. E questo che sappiamo fare bene alla paglia, alla fine vi assicuro, lo porteremo anche in gara. E sarà come aver imparato bene una lezione e non vedere l'ora di essere interrogati. E questo che vogliamo ottenere dal tiro alla paglia è proprio.